Per l'Italia e l'Europa in questi giorni non c'è solamente il rischio energetico a pesare grandemente, c'è anche il rischio alimentare, con il forte deficit di tutte quelle che sono le produzioni alimentari di base, a partire dal mais, al grano, la soia, i semi oleosi e quant'altro, che rischiano di mettere in seria difficoltà non solo la filiera alimentare in senso stretto per la produzione di pane, pasta, farine e dolci, ma anche quella degli animali, con tante aziende che si stanno domandando se non convenga piuttosto tra rincari dell'energia e carenza di generi per l'alimentazione degli animali, sopprimere i propri allevamenti e dedicarsi ad altro. A tra poco e a questa puntata di Roschiacciasassi. Cari amici vicini e lontani, bentornati alla nuova puntata dello Schizzasassi da parte di Stefano e Elena. Come si diceva in apertura, l'Europa e l'Italia è a rischio di una nuova carestia? Probabilmente sì, perché oltre al rischio del caro energia che sta già infliggendo gravissimi danni all'economia nazionale e alle famiglie, c'è anche un problema affatto secondario che è quello legato alla disponibilità di generi alimentari. Con l'avvio del conflitto in Ucraina da parte della Russia, si è praticamente stoppato la fornitura di gran parte di quelli che sono la produzione di generi alimentari, sia per l'alimentazione umana che per quella animale. E ci sono altri paesi, come l'Ungheria, che hanno pensato bene, a dispetto di quelle che sono le regole del libero mercato all'interno dell'Unione Europea, di bloccare le esportazioni di generi alimentari in un ipotetico assillo di autoconsumo di garanzia per i propri consumatori interni, fregandosene di quelle che sono le regole basilari del mercato interno. Ebbene, l'Italia, che negli ultimi 10-15 anni ha fatto una politica agricola estremamente fallata, priva di qualsiasi programmazione, priva di qualsiasi ottica di spingere per quanto riguarda aumentare la propria sicurezza alimentare, adesso si trova di fronte a un bivio, con tantissime difficoltà per poter coprire quelli che sono i propri bisogni di fabbisogno interno, ma anche per alimentare quelli che sono i propri canali di export. Non dimentichiamo che l'export italiano di prodotti agroalimentari viaggia intorno ai 50 miliardi di euro ogni anno di valore, e che potrebbe tranquillamente raddoppiare se si combattesse in maniera seria il fenomeno del plagio, il cosiddetto Italian sounding, di tutto quello che è l'agroalimentare italiano di qualità. La guerra scatenata dalla Russia nei confronti dell'Ucraina ha bloccato nei porti nel Mar Nero gran parte delle navi che portavano il grano, il mais, la soia, i semi oleosi e quant'altro, con il risultato che anche in questi giorni in molte catene di distribuzione sono apparsi cartelli per cui viene razionata la vendita dei prodotti, come due bottiglie di olio di semi, non più di due a cliente, e in certi casi persino la pasta. Il problema è grosso perché l'Italia, complice anche le politiche di farm to fork dell'Unione Europea per limitare l'impatto ambientale dell'agricoltura, ha di fatto messo a riposo una buona fetta dei terreni agricoli, riducendone i contributi per la semina e soprattutto impedendone quelle che sono le infrastrutturazioni per l'uso agricolo, a iniziare dall'irrigazione. Ebbene, se non si cambia rapidamente corso, c'è il rischio che l'Unione Europea, oltre alla crisi energetica che è già molto pesante, vada verso anche una crisi alimentare. Una nuova carestia, anche se formalmente questa non deriva da una guerra dentro nei suoi confini, ma da carenze di programmazione politica. Una politica, come abbiamo accennato precedentemente, che negli ultimi 10-15 anni è stata totalmente assente, che ha preferito evitare di fare ogni programmazione, utilizzando la speculazione, favorendo quelle che erano le importazioni a basso prezzo da paesi esteri, invece di pensare a fare una seria programmazione per la coltivazione all'interno. Dimenticandosi anche del fatto che una buona agricoltura, anche in quelli che si possono definire terreni marginali, come quelli semicollinari o collinari, vi dicendo, contribuisce anche a mantenere la persona all'interno di territori oggettivamente svantaggiati e che serve per prevenire anche problemi di carattere idrogeologico, perché il territorio senza la presenza dell'uomo è destinato ovviamente a impoverirsi e a causare problemi di mancata manutenzione. Ecco, in questo termine qua va giusto bene la nuova legge sulla montagna che è stata varata dal Consiglio dei Ministri, che
favorisce il ritorno della presenza dell'uomo e soprattutto dei servizi legati alla presenza dell'uomo, con interessanti incentivi per poter comprare casa, per fare lavoro e quant'altro. Però questo è solamente un primo passo. Bisogna cominciare ad avere uno scenario tecnico e pratico estremamente coerente e soprattutto poco ideologico. Quell'ideologia che ha già condannato gran parte dell'economia italiana per le scelte mancate in campo energetico, per aver bloccato l'utilizzo delle fonti energetiche nazionali di cui l'Italia dispone, solamente che per una mia ideologia non si possono utilizzare, e che ha bloccato, è la cosa più clamorosa addirittura, anche la diffusione delle energie rinnovabili, con la scusa che le pale eoliche disturbano il panorama, che non si possono mettere sui tetti i pannelli fotovoltaici e tutte queste cosine qua. Forse adesso si potrebbe cambiare, quando bene o male quella sostanza molliccia, marroncina, ha toccato il passato oltre il mento e c'è il rischio di ingoiarne giù in dosi sempre maggiori. E questo è un peccato, perché ancora una volta il paese, i cittadini e quant'altro pagano una incapacità della classe politica di poter vedere, fare scelte che non siano fatte a uzzolo e soprattutto che non siano solamente riguardanti il domani. Certo, abbiamo una classe politica che è quello che è, che continua a fare gaffe, che continua a vedere il proprio ombelico e non guardare oltre. E questo è il maggiore vulnus per quanto riguarda lo Stato e soprattutto la democrazia, perché la gente si sta incavolando, è stufa di avere non avere la possibilità di programmare la propria esistenza, complice la mancata programmazione di quelle che sono le scelte politiche strategiche. L'energia prima, l'alimentare adesso, e dopo cosa ci aspetta? Sarebbe bello saperlo. Intanto, anche in questa situazione veramente poco idilliaca, la politica non trova altro che litigare sui principi, soprattutto a livello italiano, ma soprattutto a livello europeo. E anche l'ennesimo vertice dei vari capi dello Stato se ne esce con un nulla di fatto, con tante parole vuote, ma poi ciascuno ben attento a guardare il proprio particolare. Signori miei, qua bisogna mettere una cosa in chiaro. Abbandoniamo per un po' l'ideologia, guardiamo le realtà e i fatti, guardiamo a cosa bisogna fare effettivamente per evitare che questo continente, che è ricco, che è storico, che ha grandissime potenzialità, vada verso una crisi irreversibile, proprio dovuta alla propria incapacità di poter fare scelte a ragion veduta. Non serve a nulla fare i primi di classe per ridurre il proprio impatto ambientale, che è già di sé per sé ridotto. L'Europa nel suo complesso, i 400 milioni di abitanti, pesano solamente per l'8% delle emissioni globali. Ebbene, per tagliare questo 8%, che a livello globale è poco o nulla, è difficile anche accorgersi se venisse anche totalmente azzerato entro il 2035, come vuole fare questa classe di governo europea, non ne verrà nulla, però ci saranno tanti e tanti di quei danni economici e sociali che ce li porteremo avanti, non solamente la nostra generazione, ma anche quella dei nostri nipoti e bisnipoti. Cari amici vicini e lontani, questa puntata dello Schiacciasassi termina. Prima di salutarvi vi ricordo di iscrivervi al nostro canale per darci la forza di andare avanti con questa voce forte, libera, autorevole e soprattutto fuori dal coro. Intanto da parte di Stefano Ela un saluto e un arrivederci alla prossima puntata. Ciao!